Buonasera a tutte. Sono qui stasera per difendere me stessa, perché, vedete, è stato tutto un enorme malinteso. Se io quel giorno avessi saputo che un evento così insignificante avrebbe perseguitato milioni di donne in ogni angolo del mondo, beh, non l'avrei mica fatto. È vero, avevo fame. Così un amico, attaccato all'albero più vicino, mi ha consigliato di mangiare una mela. Mi sembra una cosa innocente, no? Ora, pare che Dio avesse detto qualche cosa ad Adamo su un certo albero proibito, ma Adamo non me l'ha mai riferito. Lui era fatto così. Era timido. Era sexy, ma non parlava molto. E quindi anche quando stavamo insieme io mi annoiavo, mi sentivo sola. Ed è stato allora che il serpente e io siamo diventati amici. Solo che il serpente in teoria era il diavolo, una piccola informazione che forse avrebbe potuto essermi utile, non credete? Ma io che ne potevo sapere? Non potevo mica chiedere consiglio alle mie amiche perché, indovinate un po'? Non c'erano altre donne. E quindi sì, ho mangiato quella mela. Ma a causa di questo piccolissimo evento isolato, ora vengo accusata di tutti, e dico tutti, i mali del mondo. La Seconda Guerra Mondiale è colpa mia. La peste è colpa mia. Il parto doloroso? Sì, sono accusata anche di quello. E francamente, io sono stanca di avere sempre il vostro dito puntato contro. Care signore, ognuna di voi, almeno una volta, si è pentita per aver messo qualcosa in bocca. Ci siamo intesi?